Allora, buonasera, giusto due parole di benvenuto, bentornati a chi ci ha già frequentato l'anno scorso e benvenuto a chi viene per la prima volta. Speriamo che insomma anche quest'anno l'attenzione o l'interesse sia grande, ecco, come è stato manifestato l'anno scorso. Continuiamo un pochino nella nostra tradizione, quindi cerchiamo di arrivare alla visita delle chiese partendo da argomenti che non sono magari più noti o più frequentati. Ad esempio, l'anno scorso abbiamo ragionato assieme sulle tarsie, abbiamo ragionato assieme anche sull'evoluzione della cornice della pala d'altare e sull'evoluzione anche della forma dei sepolcri. Per chi fosse interessato, faccio presente che su YouTube, sul nostro canale YouTube, potete trovare le conferenze, le 5 conferenze dell'anno scorso, se siete curiosi. Quindi quello che è stato detto nell'altra manifestazione è in qualche modo recuperabile. E abbiamo anche affrontato, non so, San Domenico, la tomba del santo, partendo dall'inquadramento della storia dei santi e dei beati a Bologna. Quest'anno cerchiamo di muoverci nella stessa linea, quindi entreremo in San Giacomo parlando dello stucco, quindi non la grande scultura in marmo, ma questa fratello minore, insomma, ecco, della grande scultura marmorea. E anche quest'anno ci dedicheremo ancora al culto dei santi, ma questa volta per parlare di Raffaello, avendo avuto la mostra dedicata a Raffaello in Pinacoteca e poi soprattutto alla Santa Cecilia. Non è bello, insomma, non ragionare su di lei, non ragionare su Raffaello, sul rapporto di Raffaello con la città, ma anche in questo caso lo affrontiamo più da un punto di vista storico e politico. Come mai si è arrivati alla beatificazione della committente, quest'Emile Elena Duglioli, e dietro scopriremo che c'è tutto un progetto politico, insomma, da conoscere, da indagare. Quindi insomma, anche quest'anno cercheremo di mettere in luce un pochino gli aspetti meno noti. Devo dire che io ho già sentito la lezione di Luca Annibali e io stessa, non che io sappia chissà cosa, ma io stessa mi sono stupita di tante opere in stucco che, insomma, su cui la mia attenzione non si era mai fermata. E quindi l'idea è anche quella di stimolarvi a entrare nelle chiese e non guardare solamente le opere più celebrate, maggiori, ma fare anche attenzione a questi episodi comunque di alta produzione artistica, ma diciamo meno noti. E questa sera, appunto, dello stucco ci parlerà Luca Annibali. Luca Annibali è un nostro ormai assiduo, nonché carissimo frequentatore. Ha studiato a Bologna, sta finendo un corso di studi molto importante a Pisa e studia soprattutto la scultura. Ecco perché abbiamo chiesto a Luca di spiegarci la storia dello stucco a Bologna e per quanto riguarda i suoi studi su Bologna ha fatto importanti riconoscimenti, importanti attribuzioni in chiese come San Francesco e Santi Vitale Agricola. Si è accorto, insomma, di sculture che erano assolutamente sfuggite all'attenzione degli studi. E quindi, insomma, gli dobbiamo questi chiarimenti sulla storia della scultura a Bologna. E lo stucco non è che sia una prerogativa bolognese, lo sarà forse più la quadratura, che sarà oggetto di un altro nostro incontro. Lo stucco è praticato almeno, forse già prima dell'ellenismo, è una tradizione continua. Bologna non è certo la città nota per lo stucco, penso ad esempio Palermo, Serpotta, la Sicilia, penso soprattutto a questi casi, ma Bologna ha avuto artisti di grandissimo rilievo. E devo dire che io
tanti casi, ignoravo insomma l'esistenza di queste realtà fino a che non ne abbiamo ragionato assieme a Luca Annibali. Quindi buona serata, chi può partecipare, chi riesce a partecipare alle visite guidate, vi chiederemo la puntualità, perché purtroppo gli orari delle chiese sono quello che sono, quindi a un certo punto chiudono e quindi il tempo della visita guidata è veramente un pochino molto misurato. E buona serata e lascio. Ah, scusate, un'ultima cosa che stavo dimenticando, l'anno scorso con me c'era Luca Mattedi, c'è anche quest'anno, ma ha vinto un'importante borsa di studio a Trento, quindi non riuscirà a esserci tutti i martedì, ma si è raccomandato anche lui di salutarvi e di ringraziarvi per la vostra presenza. Lascio a Luca a questo punto. Grazie. Buonasera a tutte e tutti. Allora, in parte, come già anche anticipato da Elisabetta Sambo, confrontarsi con la storia dello stucco a Bologna nel 600 significa anche misurarsi con una storia che in parte, insomma, una parte della storia artistica della città che è ancora in fase di scrittura, ma in cui sono stati compiuti importanti passi in avanti dal punto di vista scientifico. In particolare dobbiamo la maggior parte dei progressi fin qui compiuti a Eugenio Riccomini, che agli inizi degli anni 70 usciva con un testo che è ancora un testo di riferimento per l'argomento, ovvero Ordine e Vaghezza, e da allora un testo appunto fondamentale anche per la sistematicità nella raccolta delle varie testimonianze plastiche tridimensionali in generale in tutta Emilia e quindi anche a Bologna, e un testo che ricopre e riconnette una serie di, appunto, di testimonianze tridimensionali, quindi che vanno in realtà dal marmo allo stucco alla terracotta, quindi con uno sguardo d'insieme su tutta la scultura. E in questa narrazione chiaramente anche lo stucco ha una parte importante, come vedremo oggi, ed è appunto poi dagli studi di Riccomini che ulteriori passi in avanti sono stati compiuti e in anni poi più recenti, anche da Stefano Tumidei, poi da Silvia Massari e da Davide Lipari, che anche con indagini su singole personalità sono riusciti, diciamo, a inquadrare ulteriormente questo contesto. E bisogna però appunto fare una premessa, perché appunto la storia dello stucco, come si diceva, è una storia importante ma forse anche poco nota, e effettivamente come appunto ben sappiamo, Bologna è solitamente nota come la rossa proprio per la peculiare colorazione dell'argilla cotta con cui sono costruiti gli edifici della città, ma in realtà anche la nota bianca dello stucco è altrettanto presente e altrettanto importante, ed è una parte importante nella decorazione interna delle chiese e degli edifici privati, insomma degli interni ecclesiastici e degli interni privati. Ma qual è il successo, qual è la formula alla base del successo dello stucco, soprattutto a partire dal 600 e poi anche in larga misura per il secolo seguente? Perché poi, come vedremo, in realtà l'arte dello stucco a Bologna ha una sua rinascita importante, una sua nascita importante soprattutto nella seconda parte del 500, seppure chiaramente episodi siano stati anche presenti sin dal secolo anche precedente, sin dal 400 e poi anche agli inizi del 500, ma è dalla seconda parte del 500 che questa storia inizia e che ha tutta una sua evoluzione importante, un progresso importante, quindi nel 600 e poi ancora nel 700 e anche appunto per, insomma, per il secolo dopo, quello di cui oggi ci occuperemo. Ma qual è il successo alla base dello stucco? Beh, innanzitutto Bologna non offre giacimenti marmiferi, non offre chiaramente cave da cui è possibile estrarre pietra, quindi utile a usi artistici, e al contempo anche l'acquisto di materiale lapideo, se pensiamo al marmo di Carrara che veniva estratto dalle Alpi Apuane, o il marmo d'Istria chiaramente estratto sulla costa opposta dell'Adriatico, l'acquisto di questo materiale presentava anche costi di importazione molto alti, perché chiaramente il materiale lapideo, i blocchi di marmo, per i quali si parla sempre di un peso
di diverse tonnellate, non poteva pretendere un trasporto terrestre attraverso la forza animale, bisognava ricorrere alle imbarcazioni, quindi si imbarcavano questi blocchi nel porto più vicino e quindi poi questi dovevano affrontare prima un viaggio marittimo, poi un viaggio fluviale fino all'arrivo nella città di destinazione, nel nostro caso appunto Bologna. Quindi appunto i costi di importazione del materiale e del marmo erano molto elevati e, come dicevo, in realtà c'era proprio un'assenza di materia prima nelle zone circostanti. E la pietra che si può ricavare dalle alture appenniniche più vicine a Bologna è di fatto una pietra arenaria, quindi una pietra molto friabile e in qualche modo poi condannata alla consunzione. In realtà una pietra quindi anche poco adatta ad usi artistici, ma anche appunto negli usi anche più architettonico-decorativi, in cui la ritroviamo anche impiegata negli edifici urbani, anche semplicemente passeggiando per la città, mostra sempre un altissimo grado di consunzione, insomma di degrado, e questo quindi la rendeva poco utile, poco adatta, poco adeguata a pratiche di tipo artistiche. Poi di fatto lo stucco garantiva, insomma era una materia molto economica, costava particolarmente poco, essendo chiaramente una miscela di polvere di calcare, polvere di pozzolana e anche polvere di marmo, spesso miscelate chiaramente con acqua, quindi un materiale plastico molto economico e che garantiva di fatto, proprio per la sua colorazione candida, la possibilità di imitare in un modo insomma molto vicino, molto aderente anche poi la colorazione stessa del marmo, quindi permetteva di avere un surrogato del marmo senza affrontarne i costi e tutte le difficoltà che il marmo da un punto di vista economico e non solo richiedeva. E d'altra parte una città come Bologna, che giacimenti marmiferi non ne aveva e che quindi non aveva mai visto la crescita di una scuola locale di intagliatori della pietra, quindi Bologna ha una lunga tradizione di plasticatori, cioè di maestri, di artisti che si misurarono soprattutto con materiali malleabili come la terracotta, lo stucco era un materiale manipolabile allo stesso modo. E quindi anche la lavorazione dello stucco risultava poi alla fine più congeniale ad artisti che fino a quel momento si erano misurati con la terracotta, insomma con l'argilla. Come appunto poi si diceva, in realtà la storia dello stucco ha delle radici molto più profonde. Non nasce, non è chiaramente una prerogativa di Bologna, non nasce a Bologna, ma ha radici appunto più antiche. In realtà attestazioni di decorazioni in stucco le abbiamo anche in passati più remoti. E tra appunto le sopravvivenze più di maggiore riguardo che anche sul territorio italiano possiamo ancora rintracciare sono le decorazioni a stucco delle terme stabiane a Pompei. I vari locali delle terme ancora sono davvero un caso eccezionale da un punto di vista conservativo e presentano ancora le pareti e le volte decorate, ornate con decorazioni a stucco. Ed è un'arte, un materiale che per fini artistici è stato poi utilizzato nel corso dei secoli, ha una sua continuità e che ha poi di fatto riconosciuto una sua importante fioritura poi in epoca rinascimentale, soprattutto all'aprirsi del Cinquecento, e chiaramente anche l'opera di Raffaello in questo senso, entro questo preciso ambito, è stata fondamentale poi per la fioritura, per il recupero di questa arte. D'altra parte anche il recupero dello stucco, che ha di fatto avvertito come anche una tipologia, un materiale decorativo utilizzato anche nei tempi della Roma antica, il recupero di questo materiale aveva chiaramente anche una connotazione antiquariale molto importante, per cui era un ulteriore modo per un uomo del Rinascimento, per quei tempi, per riconnettersi a quel passato illustre, glorioso, imperiale, che da tempo, ormai da decenni, in realtà già dagli inizi del 400, era diventato un punto di riferimento sempre più importante negli artisti, anche da un punto di vista di studio, chiaramente di emulazione. E appunto, come dicevi, insomma, a Bologna un'importante, diciamo, diffusione della decorazione con questo materiale plastico l'abbiamo sul finire del Cinquecento, verso gli ultimi decenni del Cinquecento. E pur parlando oggi principalmente di Seicento, è necessario partire
dagli ultimi decenni del Cinquecento, anche perché i maggiori protagonisti all'apertura del secolo che è qui di interesse sono di fatto figli del secolo precedente, cioè anche anagraficamente sono nati verso la fine del Cinquecento e anche da un punto di vista stilistico e formale in realtà si inseriscono in quella che è stata la tradizione artistica, di quella che fu la tradizione artistica verso la fine del Cinquecento. La maggior parte degli stuccatori, dei grandi maestri dello stucco degli inizi del Seicento, di fatto erano tutti dei fuoriusciti della bottega dei tre più importanti cugini bolognesi, ovvero Ludovico, Agostino e Annibale Carracci. Ed è questa un'altra peculiarità della scuola bolognese, insomma della tradizione artistica bolognese. In realtà gli scultori sono spesso allievi di pittori, proprio per mancando chiaramente una tradizione di scultori locali per appunto tutta un'assenza di materiale adatto a questa pratica, in realtà non sono pochi i casi in cui gli scultori sono allievi di pittori, ma d'altra parte in realtà anche gli stessi pittori, come sappiamo anche dalle fonti, dalla letteratura più antica, gli stessi Carracci in realtà si dilettarono nel modellare opere in terracotta. E in questo caso bisogna da subito richiamare una fonte artistica fondamentale per le vicende che oggi raccontiamo, ovvero la Felsina pittrice di Carlo Cesare Malvasia. Carlo Cesare Malvasia fu un giurista, ma anche insomma un poligrafo, un esperto d'arte, un erudito, che scrisse di fatto la prima raccolta di biografie degli artisti bolognesi. E appunto è allo stesso Malvasia che dobbiamo questo appunto molto importante, e Malvasia ad avvisarci, ad informarci che anche Ludovico Carracci era solito, dice, modelleggiare per suo servigio e terrecotte utili poi anche alla composizione, allo studio delle sue poi opere pittoriche. Quindi nella bottega dei Carracci, insomma, pittura e modellazione della terracotta, diciamo, l'arte plastica erano arti che convivevano e che si praticavano insieme, e non deve quindi stupire che molti dei primi artisti che si confrontarono con l'arte tridimensionale, insomma, anche agli inizi del Seicento, fossero dei fuoriusciti, dei creati dalla bottega dei Carracci, dei tre cugini Carracci. E il caso di Gabriele Fiorini è importante per una serie di motivi. Forse sicuramente oggi è un nome poco noto, muore molto giovane, memoria manoscritta dello zio Pietro Fiorini, che sappiamo che Gabriele morì a 25 anni, davvero giovanissimo, ma che al tempo aveva comunque avuto modo di allenarsi, di formarsi presso i Carracci e di collaborare con loro. Una figura quindi che fu davvero un assistente dei tre pittori e che fin quando fu in vita li assistette, insomma riuscì a collaborare con loro in alcuni dei maggiori cantieri ad affresco dei Carracci. Malvasia, appunto, che avevo citato, riconosce l'intervento di Fiorini in tutti i più importanti cantieri di pittura murale dei Carracci a Bologna, quindi a Palazzo Fava, Palazzo Magnani e a Palazzo Sampieri. E poi di fatto la documentazione d'archivio ha restituito con certezza la presenza di Fiorini almeno a Palazzo Sampieri su Strada Maggiore. E opera l'ultimo appunto di questi cicli, siamo verso la metà degli anni 90, e quindi per Fiorini insomma la partecipazione al cantiere di Palazzo Sampieri è anche uno appunto degli ultimi interventi suoi, visto che morì appunto nel 1595. E appunto Fiorini in questo ambito, in questo cantiere, in questa fabbrica, insomma, si occupò principalmente delle grandi cornici, delle sontuose, ricchissime cornici che insomma vengono ad abbracciare gli affreschi dei tre cugini, e anche delle mostre di camino che decorano il piano nobile del palazzo. E da subito, insomma, anche dalle immagini che qui si mostrano, Fiorini si dimostra appunto un artista che non riesce poi davvero a stare al passo con la grandezza dei Carracci. Da subito l'esempio di Fiorini ci mostra come sul versante delle arti plastiche Bologna in realtà
almeno a queste date, almeno in questo turno cronologico, non avreste conosciuto traguardi poi paragonabili a quelli compiuti nella pittura, la grandezza dei Carracci, la loro solennità, ma la loro pittura, insomma, che al contempo maestosa, solenne, ma anche profondamente umana, attenta anche alla restituzione degli affetti, è un aspetto che manca poi nell'opera di Fiorini, che è davvero un ornatista, insomma, è un artista di ornato, di decorazione, è un artista che era soprattutto atto nella creazione appunto di elementi decorativi, in qualche modo ancora un esponente, nonostante anche la vicinanza ai Carracci, ancora un esponente di quella generazione di artisti che avevano un po' preceduto i Carracci, quindi tutta quella generazione di artisti che un po' banalmente, ma anche in modo efficace, potremmo definire tardo manieristi, ancora legati quindi agli ultimi esiti della maniera, di quella pittura elegante in maniera ipertrofica, che poi i Carracci, con la loro riforma pittorica, con il loro appunto ritorno anche a un'indagine sul dato naturale, anche da un punto di vista sentimentale, affettivo, avrebbero in qualche modo scardinato. E quindi Fiorini ancora viene a porsi in questo solco della tradizione, quasi appunto quasi in ritardo rispetto a quanto i tre cugini stavano compiendo. Però appunto di grande efficacia. Ed è un artista che ha avuto chiaramente una sua parabola biografica molto breve, ma che ebbe probabilmente anche per questa vicinanza ai Carracci una sua fortuna letteraria importante, perché Malvasia è il primo poi a restituirgli una serie di commissioni in stucco importanti che si trovano ancora a Bologna, ancora superstiti, e che poi le ricerche moderne, la filologia più moderna, ha poi cominciato, diciamo, a togliere dal suo corpus opere che la ricerca moderna, attraverso anche le ricerche d'archivio, hanno cominciato a togliere alcune opere dal catalogo di Fiorini che Malvasia gli aveva attribuito. Tra queste, ad esempio, bisogna ricordare il caso più importante, probabilmente il fatto che Malvasia attribuiva a Fiorini anche la realizzazione delle statue in stucco ai lati della mostra di Camino nel piano nobile di Palazzo Magnani. La documentazione d'archivio poi ha dimostrato che le statue di Marte e Minerva sono in realtà opere del lombardo Ruggero Bascapè, uno scultore e stuccatore lombardo, in qualche modo anche d'adozione veneta, perché ha tutto un suo percorso veneto molto importante, ed è appunto l'autore dell'apparato figurativo tridimensionale ai lati della mostra di Camino, quindi al fianco della bottega dei Carracci. Quindi per me è una figura che, quella di Fiorini, ancora da studiare, in qualche modo anche da ridimensionare poi nell'importanza, proprio per la sua anche poi vita, la sua parabola esistenziale di una certa brevità. E allo stesso, ad esempio, Fiorini era stato attribuito anche un'opera che ora si tende a riconoscere a Giulio Cesare Conventi, altro protagonista di questa narrazione. Sempre appunto nella letteratura antica bolognese si attribuiva quindi a Fiorini anche la memoria, questo apparato funebre, la memoria in stucco del cardinale Girolamo Agucchi, fratello del più noto Giovan Battista Agucchi. Giovan Battista Agucchi fu un diplomatico pontificio, uno dei protettori di Domenichino a Roma, e appunto si deve a Giovan Battista la commissione di una memoria funebre in onore del fratello Girolamo, intorno al 1607. È un'opera che le fonti dicono anche realizzata su disegno di Domenichino, che era al servizio del fratello di Giovan Battista Agucchi, e riferita poi appunto, come dicevo, nella letteratura alla mano, alla stecca, si dovrebbe dire, visto lo strumento utilizzato nella modellazione dello stucco, alla stecca di Fiorini. E in realtà poi una semplice incongruenza cronologica
esclude in qualsiasi modo l'intervento di Fiorini, perché Fiorini era morto più di 10 anni prima, nel 1595, quindi il suo intervento qui è impossibile. E Giampiero Cammarota poi ha proposto quindi l'attribuzione di questo complesso a Giulio Cesare Conventi, un altro dei principali protagonisti della scena bolognese a queste date, che qui appunto in quest'opera, se si accoglie la sua attribuzione, in qualche modo si allinea a quelli che erano gli esiti di Fiorini, un artista ancora ipergrafico, iperelegante, lineare nella concezione dei panneggi, nelle ridondanze dei panneggi, in qualche modo una figura poi diversa da quello che Giulio Cesare Conventi fu nelle sue opere documentate. Sì, perché a Giulio Cesare Conventi alcune opere certe si riescono ad attribuire, a riconoscere. Sicuramente tra i suoi maggiori capolavori si devono ricordare alcune figure in stucco, un San Francesco e un San Giuseppe nella Cappella Zamboni in San Salvatore a Bologna. Siamo anche diversi anni dopo, chiaramente, rispetto alla memoria di Agucchi, siamo agli inizi degli anni 20, e qui Giulio Cesare Conventi, in quest'opera appunto che, come dicevo, è anche documentata, è anche certificata dalla documentazione d'archivio, è un artista che ormai ha pienamente interpretato la lezione dei Carracci. La lezione in particolare poi di Ludovico Carracci, qui appunto offro un confronto con un dettaglio della palla della predica del Battista proveniente dalla chiesa della Certosa e oggi in Pinacoteca a Bologna. Il San Giuseppe di Giulio Cesare Conventi si dimostra una figura, diciamo, emblematica per comprendere poi anche lo stile, gli esiti stilistici di questo artista. In questa composizione appunto ampia, larga, nei gesti ampi e larghi della figura e anche nella stessa espressione decorosa, piena di umiltà. Si tratta di un artista, rappresentò di fatto un artista che seppe prendere poi dai Carracci soprattutto la loro novità, la loro riforma da un punto di vista sentimentale, più che le loro novità da un punto di vista pittorico. La loro pittura ormai davvero diventata un'arte pietistica, quindi più in linea a quelli che erano stati anche i dettami del Concilio Tridentino, quindi un'arte quindi che aveva come anche esigenza quella di stimolare e quindi devozione, quindi di essere anche efficace da un punto di vista devozionale e cultuale, e tutti questi aspetti si ritrovano appunto nell'interpretazione che Conventi dà delle opere sacre, allineandosi appunto, come qui si vede, anche con le figure poi di fatto inventate, realizzate dai Carracci. E la stessa, diciamo, anche umanità in qualche modo ampia da un punto di vista compositivo e pacata, anche serena nei sentimenti, si ritrova anche in altre creazioni certe di Conventi, come nel in una delle figure per l'Oratorio Superiore di Santa Maria della Vita, come appunto nel San Domenico qui presentato. Un'opera invece di poco precedente cronologicamente rispetto a quelle prima mostrate e appunto collocabile poi con certezza entro questa parentesi cronologica, proprio perché confortati dalla documentazione manoscritta, dalla documentazione contabile. Ma l'umanità poi di Conventi, quindi l'umanità pacata, larga, monumentale, solenne di Conventi, condivide questo spazio, appunto le nicchie dell'Oratorio Superiore di Santa Maria della Vita, con quello che è di fatto il vero protagonista, almeno della prima parte del Seicento a Bologna, ovvero Alessandro Algardi. Alessandro Algardi fu anche allievo di Giulio Cesare Conventi e appunto, per quanto riguarda più nello specifico il caso di Santa Maria della Vita, dell'Oratorio Superiore di Santa Maria della Vita, fu qui l'autore di due figure dei santi protettori della città, ovvero di San Procolo e di San Petronio.
Come dicevo appunto, Alessandro Algardi è figura di altra levatura, sicuramente più noto, poi di fatto Algardi deve la sua fama al suo trasferimento a Roma. Algardi si trasferì a Roma intorno al 1625, cominciando a lavorare inizialmente per il cardinale Ludovico Ludovisi, anche come restauratore di marmi, e finché appunto fu in vita, fino quindi alla metà del 600, si impose poi sulla scena romana come il vero, davvero l'unico reale rivale di Bernini. L'unica figura davvero in grado di competere con il genio del barocco, quindi appunto Gian Lorenzo Bernini. E Algardi da quel punto di vista seppe anche in qualche modo accostarsi alla lezione di Bernini, quindi alla sua scultura monumentale, in qualche modo anche più spettacolare, ma rimanendo sempre poi salda quella che era davvero la tradizione artistica bolognese, una tradizione sempre maturata sull'insegnamento dei Carracci. Anche per Algardi, anche l'insegnamento carraccesco rimane comunque sia la base anche della sua formazione artistica e in qualche modo il punto di riferimento per tutta la sua parabola artistica. Anche la lezione più spettacolare, più monumentale di Bernini, in qualche modo in Algardi viene ripresa, ma domata e controllata da quel superiore senso d'ordine che è proprio poi del classicismo carraccesco. E Alessandro Algardi, anche in quest'opera giovanile, siamo quindi qualche anno prima del suo trasferimento a Roma, e condivide qui lo spazio del suo, anche con il suo maestro, con Giulio Cesare Conventi, è un artista però profondamente diverso dal suo maestro, ma che in qualche modo ha cominciato a comprendere e a rielaborare in modo più genuino, in modo più sensibile, quella che era la lezione dei pittori, dei cugini Carracci. Attraverso Conventi chiaramente accede allo studio dei Carracci e in qualche modo riesce poi ad accostarsi anche in modo più fedele, in modo più genuino, perché dei Carracci non solo riprende in qualche modo anche l'universo sentimentale, l'universo emotivo, ma in qualche modo anche la complessità cromatica, la complessità pittorica di questi artisti, la monumentalità, la loro solennità anche da un punto di vista più squisitamente, diciamo, superficiale. E questo lo si vede appunto in entrambe le figure, nel tormentato movimento dei panni, dei panneggi, nelle barbe ariose, quindi nelle teste animate dei due santi, che sembrano quasi abitare a fatica le nicchie in cui si trovano quasi costretti a essere alloggiati. Sembrano quasi sul punto davvero di balzare fuori dallo spazio delle edicole. Quindi un universo. Algardi già a queste date, già giovane, ha intrapreso una direzione artistica profondamente diversa da quella del maestro, da quella di Conventi. Ma non è l'unica opera in stucco, oltretutto, che possiamo ritrovare di Algardi a Bologna, perché un'opera di fatto quasi contemporanea e ancora documentata, certificata dalle fonti d'archivio, sono i due angeli reggilampada che si trovano nella cappella di San Domenico, dell'Arca di San Domenico, sempre qui appunto a Bologna. Un'opera che in misura minore rispetto alle figure dei due santi ci mostra la reale fisionomia artistica dell'artista a queste cronologie, un'opera in qualche modo ancora acerba, ancora quindi incapace di restituirci la monumentalità di Algardi a questa altezza cronologica, ma appunto un'opera importante proprio in quanto ulteriore testimonianza in stucco dell'artista. Ma appunto, come forse molti di voi sapranno, l'opera sicuramente più importante poi di Algardi, visibile a Bologna, è un'opera che poco ha a che fare con la sua storia bolognese, con la sua parabola biografica bolognese, però è un'opera di Algardi e qui si trova, ovvero il gruppo della Decollazione di San Paolo, una composizione di due statue in marmo che si trova sull'altare maggiore della chiesa di San Paolo Maggiore. È un'opera perché non ha in realtà una connessione con la parabola biografica di bolognese di Algardi, perché è un'opera che Algardi realizza ormai a Roma, in anni in cui è inserito a Roma, ma appunto destinata
poi per Bologna. In realtà si trova in una chiesa che viene finanziata a partire dagli inizi degli anni 30 da Virgilio Spada, da Virgilio Spada appunto anche a livello architettonico, ed è lo stesso che poi si preoccupò anche della decorazione interna, in particolare del presbiterio, quindi della zona dell'altare maggiore. Ed è una commissione molto importante, perché la stessa architettura dell'altare maggiore, per chi ha presente il complesso, è un emiciclo di colonne, è realizzato su progetto di Gian Lorenzo Bernini, mentre il gruppo scultore, appunto, come dicevo, fu affidato allo scalpello di Alessandro Algardi. Quindi una commissione in qualche modo davvero romana, trapiantata a Bologna in ogni suo aspetto, che vede la partecipazione di Bernini e di Algardi, un'opera quindi importantissima per la città. Anche questa è una commissione, la commissione ad Algardi risale comunque agli inizi degli anni 30, anche se Algardi sappiamo che vi cominciò a lavorare soltanto negli anni 40, ed è dal 1647 che il gruppo approdò a Bologna e fu poi montato sull'altare maggiore, dove oggi ancora si vede, ed è all'anno seguente, al 1648, che risale un'ulteriore, diciamo, aggiunta di Algardi a questo grandioso complesso per l'altare maggiore, ovvero la realizzazione anche del rilievo bronzo con ancora la decollazione di San Paolo, il momento direttamente successivo con ormai la testa troncata del santo, per il paliotto dell'altare, per la fronte dell'altare. E un'opera quindi importante, che in qualche modo ci costringe a una deviazione dal tema, cioè a quello della storia dello stucco a Bologna, ma comunque sia sicuramente la maggiore testimonianza di Algardi nella sua terra natale, nella sua patria, e importante anche perché da un punto di vista di committenza anche la scelta del gruppo, al di là della titolazione della chiesa, non è casuale. La rappresentazione del martirio era chiaramente funzionale anche all'esaltazione della famiglia del committente. Virgilio Spada, scegliendo la decollazione di San Paolo, vedeva rappresentata anche l'insegna della sua famiglia, perché la spada è anche quella che è sollevata e stretta nella mano dell'aguzzino che sta per sferrare il colpo fatale sul collo di San Paolo. Quindi anche l'immagine del martirio aveva anche chiaramente una funzione encomiastica molto molto precisa. E appunto, tornando, quindi facendo un ulteriore passo indietro, si comincia quindi a comprendere davvero la grandezza di Algardi, che seppe quindi sin da giovanissimo seppe comprendere, studiare e rielaborare la lezione carraccesca e anche di quella dei suoi dei diretti allievi dei Carracci, e in particolare di Guido Reni. Di fatto i confronti anche in qualche modo più stringenti che si possono poi istituire tra pittura e opera di Algardi sono proprio con Guido Reni, e qui appunto il San Procolo davvero si accosta, sembra quasi sovrapporsi perfettamente ad esempio con un'opera un po' tarda di Guido Reni, con il dettaglio del San Giulio nella Palla di Lucca di Guido Reni, in cui sia appunto la posa fiera e solenne del personaggio, ma anche l'animazione esplosiva del panneggio, sembrano davvero ritrovarsi anche nella figura di qualche anno precedente di Algardi. E qui ormai è un'opera appunto tarda, siamo già a un punto quasi estremo della carriera di Guido Reni, in cui la sua pittura comincia a diventare più rarefatta, più diafana, ma in qualche modo appunto anche i confronti, i paragoni con l'opera di Reni, anche a questa altezza cronologica, permettono di comprendere già la direzione anche artistica di Algardi e la sua rilettura dei Carracci e della loro scuola. Ed è Guido Reni che permette di ulteriormente di progredire in questa nostra narrazione dello stucco a Bologna, perché Guido Reni, che è principalmente noto come pittore, in realtà anche lui, come il suo maestro Ludovico, si dilettò nel, recitando Malvasia, nel modelleggiare opere plastiche, quindi nel creare opere in stucco. Perché proprio nella chiesa di Santa Cristina,
che è appunto qui accanto al complesso in cui ci troviamo. E Guido Reni ha lasciato, secondo appunto ancora una volta Malvasia, due delle sue principali opere tridimensionali, un San Paolo e un San Pietro, di cui appunto qui vi mostro il San Paolo. Opere in stucco che furono sicuramente importanti anche per un giovane Algardi, in quanto di fatto anche per quanto riguarda il versante tridimensionale, è vero che Algardi studiò in modo approfondito la pittura dei Carracci, ma da un punto di vista anche tridimensionale, da un punto di vista plastico, l'unico vero poi precedente per Algardi, l'unico davvero punto di riferimento in città e forse davvero rappresentato dalle opere in stucco di Guido Reni. Come diceva appunto Malvasia a testimoniare questa altissima paternità, su cui appunto non esistono pressoché dubbi, nonostante anche la difficoltà chiaramente di istituire confronti, paragoni con altre opere di Reni, proprio per la rarità di sopravvivenze plastiche di Reni, ma anche il confronto poi con la pittura, e qui torno in realtà con un confronto con un'opera in realtà tarda, ma che in qualche modo permette di trovare alcuni punti di contatto, anche i confronti con le opere pittoriche poi di Reni ci permettono di comprendere come a quell'altezza cronologica le opere di Santa Cristina devono essere state realizzate entro il 1605, cioè pochi anni dopo l'inaugurazione l'inaugurazione della chiesa, e anche il confronto con opere anche pittoriche tarde di Reni rivela in qualche modo puntuale negli ammaccamenti, negli avvallamenti dei panneggi di Reni, che sembrano così diciamo anche scanditi, percorsi da morbidamente dalla luce che cade, e si ritrovano poi anche nell'opera tridimensionale, in qualche modo sembra comunque certificare poi anche la paternità ricordata da Malvasia. Ma il mondo reniano, il mondo tridimensionale, la produzione tridimensionale di Reni, ma anche la produzione pittorica di Reni o comunque della scuola dei Carracci, non ebbe solo Algardi come continuatore, come stretto seguace. Cioè, almeno un altro caso per l'altezza cronologica qui di interesse, siamo ancora nella prima metà del Seicento, si rivela interessante e importante. Un caso su cui davvero passerò velocemente, ma anche per la brevità poi dell'attività bolognese di questo artista. Clemente Molli, artista bolognese, ma in realtà poi originario, discendente da una famiglia di origini romagnole, di russi nel Ravennate, è un artista che ha tutta una sua importante attività, o prima attività giovanile a Bologna, e che successivamente si trasferì in Veneto, dapprima a Verona, a Rovigo e poi a Venezia, stabilendosi a Venezia, e che nonostante anche la grandezza, il notevole anche riguardo delle opere lasciate a Bologna, poi in qualche modo nel panorama veneziano tende a essere un po' un protagonista di secondo piano, e soprattutto celebrato anche dai contemporanei, vista anche la fitta rete di legami con l'aristocrazia intellettuale veneziana, ma nel panorama poi delle arti tridimensionali, della scultura veneziana, in qualche modo sicuramente un personaggio secondario. A Bologna invece ha lasciato alcune delle sue principali testimonianze artistiche, ed è proprio il San Paolo ancora, e qui siamo nella Cappella Dondini, ma in San Salvatore, dove avevamo ritrovato anche le opere di conventi citate all'inizio. Clemente Molli si rivela come uno degli artisti più vicini a Reni, al mondo carraccesco, al mondo degli allievi carracceschi, con appunto la sua monumentalità, la sua maestosità e la barba ormai ardiosa, con questa testa davvero modificata in qualche modo da un soffio di vento. E accanto a episodi come quello di Molli, di sensibilità anche nell'accostamento al mondo carraccesco, non mancarono anche episodi di maggiore resistenza, almeno anche alla complessità dell'universo formale dei Carracci. Tra questi appunto Giovanni Tedeschi, una sorta di resistenza non dettata
da una volontaria presa di distanza da quel mondo, perché in realtà Giovanni Tedeschi, un altro protagonista bolognese di questo momento, fu in realtà un assiduo collaboratore da prima dei Carracci e poi della loro scuola, di Reni stesso e poi anche di Guercino. Vale la pena ricordare che Guercino affidò a Giovanni Tedeschi la decorazione in stucco della propria cappella di famiglia nella chiesa del Rosario a Cento. Ma in qualche modo una forma di resistenza, quella di Tedeschi, nell'incapacità poi forse di comprendere realmente anche la complessità formale e stilistica dei Carracci. In qualche modo Giovanni Tedeschi, come ricordava Riccomini nel suo testo citato In ordine e vaghezza, rappresentò sempre un interprete dimesso sia nei contenuti narrativi sia anche nei contenuti compositivi formali dell'arte dei Carracci. Di fatto rappresenta sempre una sorta di traduttore un po' popolare, un po' più didascalico della grandezza dell'arte dei Carracci, incapace quindi davvero di accostarsi alla loro grandiosità, alla monumentalità dei tre cugini, anche da un punto di vista più strettamente formale. Ma un artista comunque sia di grande efficacia, vista proprio la sua partecipazione ai maggiori cantieri in stucco della Bologna del tempo, e in qualche modo anche una sua partecipazione probabilmente dettata anche dalla sua estrema operosità, che insomma gli garantì anche un certo successo da un punto di vista professionale, visto davvero la sua quasi onnipresenza nei maggiori cantieri in stucco del tempo. Ma il vero poi, continuando appunto in questa sfilata di nomi, il vero poi allievo di Algardi nel panorama bolognese, perché come appunto dicevo Algardi ha una breve chiaramente parentesi giovanile a Bologna, spedisce poi la decollazione e in qualche modo per un certo periodo rimane un po' una sorta di protagonista un po' inascoltato, ma il principale erede di questa tradizione fu sicuramente Gabriele Brunelli, anche lui bolognese, artista che ebbe anche un periodo, un alunnato presso Algardi a Roma intorno al 1637 e che, riapprodato a Bologna, quindi portandosi chiaramente anche un bagaglio culturale, un bagaglio formativo non indifferente, quale appunto un discepolato presso Algardi, seppe diventare uno dei maggiori protagonisti sulla scena bolognese. Tra l'altro Brunelli aveva dalla sua parte che, oltre a potersi misurare, oltre ad avere la capacità di misurarsi con materiali plastici come lo stucco, sapeva misurarsi anche con lo scalpello, quindi divenne a un certo punto davvero l'artista di riferimento anche, almeno fino agli anni 80 del 600, quindi fino alla sua morte, artista di riferimento anche per le grandi commissioni lapidee. E qui appunto vale la pena ricordare i due telamoni realizzati anche con l'assistenza del collaboratore Francesco Agnesini per il portale di Palazzo da Via Bargellini su Strada Maggiore, nel quale appunto in particolare a Brunelli si deve attribuire proprio l'esecuzione, il confezionamento diciamo del telamone sul lato sinistro. E ancora a Brunelli ad esempio si deve un'opera che è sicuramente nota a tutti, ovvero la figura di San Petronio per la piazzetta di Porta Ravegnana, che ormai appunto è stata ricoverata e rientrata all'interno della Basilica di San Petronio, ma appunto figura che era stata concepita anche originariamente per un piedistallo al centro di Piazzetta Ravegnana. Ma appunto sul territorio, entro appunto i confini urbani bolognesi, a Brunelli si devono sicuramente come opere di maggiore importanza almeno le figure dell'Addolorata di San Giovanni Evangelista nella Cappella del Crocifisso all'interno di Santa Maria di Galliera, opere concepite proprio per affiancare il crocifisso quattrocentesco all'interno della cappella. E qui, come anche nelle opere mostrate prima, insomma, si ritrova davvero la lezione algardiana, in qualche modo poi interpretata con una maggiore pomposità, con una maggiore anche gravità, con una maggiore pesantezza da parte di Brunelli, ma comunque di estrema efficacia e di estrema maestosità.
Ma allo stesso tempo, appunto, non è il solo protagonista. Di certo Brunelli rappresenta una figura più stabile in questo, una figura davvero di riferimento, visto la sua precipua attività bolognese. Ma Bologna in questi anni è anche comunque sia una città di passaggio, e la figura, ad esempio, che vale la pena ricordare, di Giovan Battista Barberini, un artista invece lombardo, comasco, è un altro, appunto, un altro importante personaggio in questa narrazione, in questa storia dello stucco bolognese seicentesco. Il suo nome vale la pena citarlo, se non altro per la sua partecipazione all'ultimo grande cantiere all'interno di San Petronio, il cantiere che avrebbe finalmente chiuso la fabbrica petroniana, che era ormai aperta da 3 secoli, ovvero dalla fine del 300, e che verso la fine del 600 si era deciso ormai di chiudere questo cantiere appunto ancora aperto, affidandone la direzione a Gian Giacomo Monti. Gian Giacomo Monti era un architetto che aveva insomma nel suo curriculum anche un'esperienza illustre presso gli esteri di Modena, realizzando appunto opere di grande sontuosità, e che avrebbe poi in qualche modo anche trasferito questa sua, diciamo, invenzio, questa sua, queste sue, diciamo, invenzioni anche nel cantiere petroniano. Per cui decisi a chiudere il cantiere, quindi la parte terminale della Basilica Civica, Gian Giacomo Monti avrebbe progettato sia la tribuna sull'altare maggiore, sia la sistemazione degli organi ai lati, e poi anche la realizzazione della parete di fondo con il vasto affresco, ancora appunto visibili in questa serie di strutture. E Gian Giacomo Monti, in quanto architetto, si sarebbe avvalso principalmente di due artisti, di un pittore e di uno scultore. Per il pittore avrebbe chiamato l'allora giovanissimo 25enne Marcantonio Franceschini, e per quanto riguarda la scultura, le decorazioni plastiche in stucco, avrebbe chiamato appunto Giovan Battista Barberini. Giovan Battista Barberini è un artista che in qualche modo è collegato nel solco già della scultura più profondamente berniniana, visto anche un suo alunnato presso un allievo dello stesso Bernini, ovvero Ercole Ferrata, in qualche modo un interprete più misurato, più elegante, in qualche senso anche lievemente più patetico, in linea quindi con quella specifica tradizione già pienamente romanista. E appunto qui nel caso specifico mostro i due santi protettori della città, Procolo e Floriano, presso il coronamento della tribuna, e santi in realtà, questo popolo di santi in stucco in realtà abita anche gli organi posti ai lati, qui in particolare il Geremia con questo, diciamo, con questa posa, con questo afflato emotivo, restituisce poi davvero anche la grandezza e l'eleganza nelle soluzioni formali di Barberini. E giunti appunto a Barberini, che è davvero un artista di passaggio, un artista soprattutto attivo nell'Italia settentrionale e qui a Bologna di passaggio nel cantiere petroniano, con il chiudersi del 600 Bologna ha finalmente nuovamente un suo vero protagonista, una sorta di nuovo Algardi, come l'avrebbero poi celebrato le fonti, ovvero Giuseppe Maria Mazza, forse un artista più noto anche al grande pubblico, e un artista che chiude poi il secolo, e che, come dicevo, fu particolarmente anche omaggiato e celebrato dalle fonti contemporanee, dagli eruditi, dagli intellettuali del suo tempo, ed è in particolare Gian Piero Zanotti, che fu segretario dell'Accademia Clementina, a dedicare a Mazza, che fu anche lui poi un membro dell'Accademia Clementina, un'importantissima biografia nel 1739, che è ancora di fatto poi anche un testo di riferimento per la conoscenza della biografia di Mazza. Abbiamo quindi il vantaggio di avere appunto per Mazza anche una biografia composta quasi, insomma, intorno agli anni in cui l'artista fu in vita, e che quindi, insomma, permette anche di conoscere con un certo dettaglio anche la sua parabola biografica. Ed è lo stesso Zanotti che ricorda come
Giuseppe Maria Mazza cominciò a formarsi presso un pittore, Lorenzo Pasinelli, e in un ambiente particolare, entro le mura del palazzo del conte Alessandro Fava, che è oggi appunto nell'attuale via Manzoni, l'antica via Galliera. E appunto il conte Alessandro Fava aveva creato una vera, anche lui dilettante di pittura, aveva creato una vera e propria accademia entro le mura domestiche, quindi un punto di ritrovo per pittori e anche per scultori come lo stesso Mazza. E ancora ritorna quindi questo topos che è importante e costante nella storia scultorea, nella storia delle arti tridimensionali di Bologna, ovvero scultori e artisti della terza dimensione che si formano presso pittori. Anche in questo caso quindi Giuseppe Maria Mazza fu un allievo di Pasinelli. Pasinelli in qualche modo possiamo definirlo come uno degli eredi più alti poi dell'arte di Guido Reni, in qualche modo seppe davvero poi riprendere da Reni la sua suprema eleganza nelle composizioni, ma anche nella finitezza delle superfici. Le superfici di Pasinelli sembrano davvero essere insensibili a turbamenti o a increspature, insomma, sono sempre finemente torniti, e questa stessa, diciamo, tornitura di superficie, questa stessa levigatezza di superficie poi si ritrova anche nell'arte più alta, più rarefatta di Mazza. Mazza quindi è un artista che si colloca anche grazie all'insegnamento di Pasinelli nel solco del classicismo caraccesco, perché Pasinelli in quanto erede di Guido Reni è ancora un rappresentante, un tardo rappresentante della lezione caraccesca, e anche Mazza che in gioventù dallo stesso Zanotti sappiamo che Mazza compì diversi anche viaggi a Venezia negli anni insomma della sua formazione, ma non riuscì sempre insomma diciamo in qualche modo a non farsi poi turbare da quello che era il barocco veneto al tempo. Di fatto Zanotti dice che Mazza torna a due importanti viaggi giovanili a Venezia, ma va a Venezia per studiare i maestri che in qualche modo ispirarono i Carracci, va a studiare Tiziano, va a studiare Veronese, quindi non va a insomma in qualche modo ad aggiornarsi su quelle che sono le mode pittoriche del tempo, torna per ritornare insomma alle radici dei suoi maestri. E il contatto, questo alunnato anche presso l'Accademia Fava, è importante anche per appunto ricostruire la prima produzione di Mazza. Entro quindi questo ambiente che si deve collocare anche la committenza, la creazione di alcune delle prime testimonianze di Mazza. Una serie di piccole terrecotte, grazie sia al resoconto di Zanotti, ma anche alle memorie manoscritte di Casa Fava, sono collegabili quindi alla committenza del conte. Sono opere oltretutto firmate anche dallo stesso Mazza, e di cui si sono trovate anche corrispondenze nelle fonti manoscritte che sono state quindi anche poi collegate a questa illustra committenza. Quindi sono opere giovanili che appunto efficacemente mostrano poi davvero lo studio dell'artista, del giovane Mazza, su quelle che erano i fondamenti della pittura per un qualsiasi artista bolognese ancora alla fine del Seicento, ovvero sull'arte dei Carracci. E siamo appunto nel 1681, Giuseppe Maria Mazza è ventottenne e realizza la sua prima grande commissione pubblica, un'opera non meno importante per essere l'unica grande commissione pubblica di Mazza a essere firmata. Le terrecotte, insomma le opere di piccolo formato sono quasi tutte firmate, ma nel grande appunto, nel formato monumentale, in realtà l'unica opera firmata appunto è la Cappella Manzoli, cappella che poi vedremo perché ci sarà insomma la visita di sabato in San Giacomo Maggiore. È la cappella centrale di quelle appunto radiali della Basilica di San Giacomo Maggiore. E appunto commissionata questa decorazione nel 1681 dall'allora proprietario Bartolomeo Manzoli, la decorazione appunto comprese sia la realizzazione delle figure a tutto tondo per la parete di fondo, al centro San Bartolomeo, insomma omonimo anche dell'allora proprietario, e ai lati San Nicolino Manzoli,
sulla destra e Santa Giuliana de Banzi sulla sinistra. Santi scelti non a caso, erano santi che in qualche modo si collegavano alle origini della famiglia. La famiglia Manzoli aveva cominciato dalla fine del Cinquecento ad attribuirsi una parentela con San Niccolino Manzoli, che è un santo bolognese morto nella campagna bresciana intorno al 120 d.C. e vista appunto l'omonimia in questa sorta di ricostruzione genealogica della propria famiglia, i Manzoli avevano cominciato a, insomma, ad attribuirsi una parentela con questo antico santo. E Giuliana de Banzi invece era considerata l'antenata della madre del committente, a sua volta omonima della santa, perché anche la madre del committente si chiamava Giuliana de Banzi, e quindi una santa beata, una santa vedova che dopo la morte del marito era entrata in convento e si era dedicata a una serie di opere pie importanti attraverso anche il finanziamento di edifici ecclesiastici in città, e quindi appunto molto celebrata anche nella letteratura geografica bolognese e tenuta chiaramente anche in alta considerazione dal committente nel momento di riallestire questa cappella, una cappella di fondazione gotica in cui in questo caso, come appunto la chiesa e come l'intera appunto basilica, in cui appunto Mazza si inserì attraverso la realizzazione di questo nuovo sontuoso apparato in stucco. E oltre alle figure sul fondo, nelle pareti laterali, le vedremo poi meglio sabato, in realtà campeggiano due grandi quadri ad alto rilievo, potremmo definirli, da una parte la comunione impartita dal vescovo San Petronio a Giuliana de Banzi e sull'altro lato la decollazione di San Niccolino Manzoli. E la composizione appunto poi in particolare di San Niccolino Manzoli ci permette di riallacciarci a un discorso insomma già aperto, ovvero l'alunnato di Mazza presso Lorenzo Pasinelli e il suo costante dialogo col mondo dei pittori, perché si deve appunto ancora a Riccomini individuò nella collezione Saracco Riminaldi a Ferrara un bozzetto preparatorio a monocromo di Pasinelli per la composizione poi in stucco realizzata quindi nella terza dimensione da Mazza, e non è da escludere che Pasinelli possa aver fornito anche modelli pittorici anche per la comunione di Giuliana de Banzi e anche per le altre figure del complesso. Il legame quindi con il mondo della pittura, con il mondo dei pittori, fu una costante nella carriera di Mazza e un po' anche poi la formula del suo successo, e Mazza continuò in qualche modo ad affidarsi alla collaborazione di pittori anche in anni in cui ormai era diventato un artista autonomo, indipendente, continuava comunque anche a queste altezze cronologiche ad affidarsi alle invenzioni di artisti del pennello, ma non è comunque il solo punto di riferimento in un'opera come questa, perché per un artista come Mazza non poteva mancare lo studio di quello che era stato il maggiore scultore fino a quel momento, ovvero Alessandro Algardi. E qui appunto nella contrapposizione tra queste due figure, quindi il santo immobile dall'altra parte, l'aguzzino, smilzo, tutto vibrante nel momento di sferrare il colpo fatale, in questa appunto forte contrapposizione compositiva si ritrova davvero poi tutta la lezione algardiana, un punto di riferimento costante, come mostrano anche quasi in maniera più ravvicinata, in maniera più epidermica, certi anche confronti, anche fisionomici, tra opere di Mazza e opere di Algardi. E appunto il contatto, la collaborazione con i pittori è costante nella sua opera, e si devono ricordare quindi una serie di altri grandi cantieri in stucco che per forza di cose saranno appunto citati, ma che permettono di comprendere anche la complessità e anche l'ampiezza dell'opera di Mazza in grandi cantieri del momento, perché ancora Mazza è affiancato a quel Marcantonio Franceschini che avevamo visto 25enne all'opera in San Petronio, si deve anche il rinnovamento dell'altare maggiore di San Giovanni dei Celestini, dove chiaramente a Mazza si devono invece le figure del fastigio, del coronamento della pala, con le due personificazioni della penitenza e della mansuetudine, e ancora appunto a Mazza è affiancato
a Marcantonio Franceschini si deve anche la partecipazione a quello che di fatto è il più grande complesso in stucco a Bologna, ovvero la decorazione della chiesa del Corpus Domini. Qui un cantiere in cui a Mazza e a Franceschini si associò anche l'altro maggiore architetto del tempo, cioè il maggiore architetto del tempo, ovvero Giovan Giacomo Monti, che avevamo già ricordato, artista già che aveva avuto un'attività presso gli Esti di Modena e che si era ritrovato anche a chiudere, aveva avuto anche l'onore di chiudere il cantiere petroniano e che, a cui sarebbe stato poi affidata anche la completa ristrutturazione della chiesa del Corpus Domini. All'interno della chiesa a Mazza si devono, chiaramente a Mazza si devono le opere in stucco, in particolare la decorazione della Cappella Campagna con i due rilievi laterali rappresentanti il battesimo e l'orazione nell'orto sulla navata sinistra, poi un ulteriore complesso, l'altare della Madonna del Rosario sulla navata destra, in cui appunto anche qui un'opera completamente in stucco che si deve allo stesso modo a Mazza, con la realizzazione dei due grandi angeli, della Madonna al centro circondata dai misteri del Rosario, e poi in particolare come ultima grande campagna decorativa all'interno del Corpus Domini il rinnovamento dell'altare maggiore, dove ancora qui, come dicevo, Mazza si accompagna a Marcantonio Franceschini, che in questo caso chiaramente è l'autore della pala, mentre a Mazza si deve la grandiosa gloria e i santi Francesco e Santa Chiara ai lati dell'Ancona. E per citare i grandi cantieri in stucco di Mazza bisogna almeno ricordare un'ultima importante commissione che non si trova più a Bologna, ovvero la realizzazione del Dio Padre in Gloria che veniva dalla Chiesa delle Scalze e che verso gli inizi dell'Ottocento l'architetto Angelo Venturoli, essendo stata la Chiesa soppressa e smantellata, aveva voluto quindi rimuovere da questa e rimontare nella parrocchiale di Minerbio. Angelo Venturoli è un personaggio importantissimo per questo dato, un architetto di riferimento sulla scena bolognese che visse in un momento anche di anni particolari tra l'arrivo del regime napoleonico e la restaurazione dello Stato Pontificio, quindi siamo a cavallo tra il 700 e l'800, e appunto a Venturoli si deve il salvataggio di un'opera in stucco, un caso anche molto raro proprio per le difficoltà conservative dello stucco, e appunto a lui si deve lo smontaggio di questo complesso, ma non solo, il rimontaggio quindi all'interno della parrocchiale di Minerbio e la ricreazione di la ricostruzione di una finestra come quella che era stata originariamente concepita da Mazza nella chiesa delle Scalze. Appunto da qui si riesce a percepire almeno la luce naturale che entra da un'apertura laterale, perché anche Mazza, appunto, ripetendo un gioco pienamente barocco, pienamente berniniano, aveva concepito l'opera con un'apertura che permettesse quindi la fusione tra luce naturale e la simulazione della luce divina, quindi la simulazione dell'empireo attraverso il mezzo dello stucco. È indicativo anche come, d'altra parte, un secolo quasi dopo la morte di Mazza, insomma, lo stucco continuava ad avere una sua fortuna e un'opera come questa meritava quindi di essere salvata. Ed è appunto, Mazza fu appunto un artista davvero di punta per la maggior parte della sua vita, un artista di riferimento sulla scena bolognese. Non volle mai trasferirsi, fu invitato due volte dal principe Giovanni Adamo di Liechtenstein a trasferirsi a Vienna, ma rifiutò sempre, preferì vivere a Bologna. Nonostante ciò, con l'avanzare degli anni, il superamento di certe tradizioni e l'avanzare di nuove mode, in quegli anni, verso i suoi ultimi anni di vita, stava ormai nascendo da un punto di vista professionale il suo allievo Pio sulla scena artistica, e Mazza cominciava a non essere più un artista di grido, sarebbe poi morto nella totale miseria, nella totale povertà. Eppure, appunto, come dicevo, Mazza fu un artista celebrato da tutte le fonti e in particolare proprio da Zanotti. E Zanotti, appunto, in un passo importante ricordava come fu grazie a Mazza, che definiva l'Algardi del loro tempo, che Bologna, la Felsina, ovvero, non fu solo pittrice, ma poté diventare anche scultrice. Grazie.